Io direi che prima di mangiare il buco di culo di una gallina, direi che mi faccio un bicchierino d'alcol, no? Che dici? Possono sembrare noccioline, ma in realtà sono larve, sono bacchi da seta. No! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Non dovrei essere così eccitato oggi perché sto per andare a bucarmi lo stomaco. Infatti il topic di oggi è il cibo coreano che ho evitato per 10 anni e che forse se lo evito un motivo c'è. Siamo qui davanti al Kwanjang Market, che è un mercato tradizionale che vende cose tradizionali. Nel video di oggi vedrete cose brutte, perché saranno brutte, però vedrete anche me che soffro, che so che vi piace, è un vostro hobby, un po' un fetish che avete. Devi incominciare questo video perché prima inizio, prima finisco, giusto? Quindi, però anche prima sto male, non so. Il primo street food che ho sempre evitato in Corea è il toast. E tu dici, Marco, è un toast, come fai a evitarlo? Il toast che vendono coreano, quello tipico, è fritto nel burro. Dopo essere stato fritto nel burro ci mettono questa frittura di verdura e uova e dopo sopra ci aggiungono zucchero, cioè tipo 3 kg di zucchero e ketchup sopra. Andiamo a ordinarlo. Guardate tutto il ketchup che esce fuori, tutto lo zucchero che ho in mano, perfetto. Non ha senso, non sa di nulla, cioè non sa di niente. Sa di pane fritto, cioè nel senso tutto quella roba in più non ci aggiunge niente, mi dispiace. Ho fatto bene a evitarlo per 10 anni? Sì. Io a questo do un voto schifezza a 4, nel senso che... Cioè non è che fa schifo, è mangiabile. Se non avete tantissimi soldi da spendere vi riempie, ma volete riempirvi di questa cosa, non lo so, pensateci. Ed eccoci arrivati all'angolo del pesce essiccato. Ecco, chi è che ha avuto l'idea di fare questo video? L'odore molto invitante, c'è questo odorino di mare, profumo di mare. Sembra un po' di stare alle Cinque Terre, ecco. Questo penso, le Cinque Terre. Non ce l'ho qua. Non me ne ero accorto che era qua. Marco, tutto bene? Le Cinque Terre proprio. Mamma mia! Hai presente il bagno pubblico che c'è proprio nelle metropolitane milanesi? Dai, oddio! Io non l'assaggio. Questo sa di polistirolo. Si mangia di solito con la maionese, perché così sa veramente di polistirolo. Marco non si stanca. Sì, sa di segatura. Ah, segatura? Ok, vedi. Allora, voto schifezzume 12. Il problema è l'odore, e l'odore che ti rimane nelle mani poi, perché... Tu sai cos'è questo? Sono noccioline. Noccioline. Beh, lo assaggeremo a breve, quindi lo saprai. In 10 anni in Corea doveva arrivare il momento in cui provo il bondegi. Facciamo passare qua Valentino Rossi. Valentino Rossi wins it. Se non sapete che cos'è il bondegi, possono sembrare noccioline, ma in realtà sono larve, sono bacchi da seta. No! Cioè, quando ci passo vicino alle bancarelle che vendono i bacchi da seta, sento l'odore, mi viene una nausea, ma una nausea. Se vedete bancarelle di bondegi, scappate. Ma che cazzo di video. Allora, abbiamo una buona notizia e una cattiva. La buona notizia è che questa roba non è mangiabile. L'ho presa che non è cucinata, però l'avevo già comprata, quindi cioè, mi dispiaceva chiedere i soldi indietro. Vabbè, la notizia invece brutta è che purtroppo siamo andati in un mini market lì vicino e le abbiamo prese in scatola. Sembra che si stiano muovendo. No, smettila. Te lo giuro. No. Madonna. Ti è... Oh no, c'è il liquido. Dai, c'è un odore veramente... Ok. Madonna, Marco, ti giuro, mi sta venendo il conato di vomito. Lo so, patata. Dai, veramente, ti giuro che mi sta venendo da vomitare. Amore, non riesco a mangiarlo subito, va bene? Cioè, ho bisogno di un secondo. Ah, sono molto scivolose, sono delle larve scivolose. Oddio, Marco! Mi è scivolato. Dai, su, una cazzo di larva.
Sono duro molli. Marco! Qua me l'hai messa. È proteina, vai, vai, tutto. No, è peggio. Dov'è l'acqua? Acqua, acqua, l'ho comprata prima, dov'è? Ma l'ho comprata, giusto? Dov'è l'acqua? Te l'ho data a te? Dove c***o è? Buono? Sa esattamente, se dovessi immaginarmi la fogna, cioè gliela vorrei far assaggiare anche a Elisabetta, ma le voglio bene. Ho fatto bene a provarla, non lo farò mai più. Livello schifosità io do da 1 a 10, 20. 20.3 periodico. Siamo venuti a fare una meritata pausa, perché cioè voglio dire la tortura a un certo punto c'ha bisogno di una pausa torturistica, e siamo venuti a mangiare uno dei miei dolci in realtà preferiti, sempre tradizionali coreani, che è il papinsu, è la granita di fagioli rossi. Può non sembrare il massimo, ma in realtà è molto buona. Adesso ve la faccio vedere. Guardatelo qui, il papinsu in tutta la sua bellezzitudine. Sopra vedete che sono i fagioli rossi, sotto il ghiaccio e latte, come si chiama? Latte condensato. Mischiate tutto e create una pappetta. È freddo, incredibile, cioè, sto mangiando il ghiaccio. L'aspetto non è molto invitante, sì, però voglio dire, è buono, vero? Buonissimo. Il papinsu ti insegna a non giudicare il libro dalla copertina. Eccoci qua, ci siamo spostati per la seconda e ultima parte di questo video. Siamo a Cheonggyo-sanga, una delle mie zone preferite, piena di cose carine e coccolose e stupendo. Vedete queste clip che stanno andando in questo momento, in questo posto meraviglioso, per mangiare buco di culo di gallina e intestina, probabilmente, perché anche quelle non le ho mai assaggiate. Si traduce come tak tong che, tak vuol dire gallina, tong cacca, chip casa, quindi la casa della cacca della gallina. Un nome che veramente è un invito all'ingordigia. Il culo è un ricordo della luna, è un colpo di fortuna, è una fonte di energia. Il culo tiene su l'economia, il culo nel suo mistico splendore è forse la migliore invenzione del creatore. Capita, capita. È arrivato il fantastico culo di gallina e le intestina. Che bello, che bello, che bello. Allora, queste cose di solito le vendono in appunto questi luoghi un po' tradizionali, in cui più che altro si viene a bere. Quindi cosa ho fatto? Ho preso anche da bere. Questo si chiama Chong'a. Io direi che prima di mangiare il buco di culo di una gallina, direi che mi faccio un bicchierino d'alcol, no? Che dici? Yang. Posso dire che tra tutte le cose che ho mangiato oggi è quella che mi fa meno effetto mangiare un buco di culo. E lo si intinge nella sua salsina piccante. Buono, tra i culi che ho mai mangiato è il più buono. Sa in realtà di carne, forse un pochino più gommoso di un petto di pollo, però sinceramente è buono. Io gli do livello di schifosità 3, perché comunque è un buco di culo, quindi l'idea di mangiarti quello forse non è il massimo, ma il sapore è ok. È il momento delle intestina. Sai che è buono? L'intestino è buono. È un bel buco di culo. Un buon buco di culo. Buonissimo. Buono, ragazzi. Intestino e buco di culo. Sono felicissimo perché sta finendo questo video, ma forse sta finendo nel peggiore dei modi, perché è arrivato il momento del dolce, che di solito è il mio preferito, però in Corea riescono a rendere anche questo un incubo. E mi riferisco al dolce di burro. E tu dici: ah, una pasta frolla con tanto burro. Seguitemi. Questa cosa è un tocco di burro. Ci mettono i pezzi di burro interi e la gente li sgagna, e io non capisco come questa cosa non abbia causato morte in questo paese. Dentro, per un po' alleggerire, c'è anche un pochino di crema di fagioli rossi.
posso essere onesto, puoi anche metterli 20 grammi di fagiolini, ma se ci metti un chilo di burro di fianco, cosa mai si sentirà? Poi questo è un panino al burro, tra l'altro, se proprio vogliamo dirlo. Panino al burro con dentro due tocchi di burro. Vediamo questo qui nero invece. Questo pane qua non è al cioccolato come sembra, è all'inchiostro di calamaro, però questo lo rende più salato e quindi forse si bilancia un po' meglio col tocco di burro, se proprio devo trovare una cosa positiva, cioè nel senso non che lo mangerei. Questo in voto schifezza col burro gli do 7 se mangi solamente mezza fettina, se lo mangi intero gli do voto morte perché muori. E questo è tutto per questo video, ma quanto sono felice che è finito, ragazzi. Cioè, veramente, è stato uno dei video più duri che abbia mai girato in vita mia. Spero che vi siate però divertiti a vedere questi cibi tradizionali coreani. Comunque, raga, devo andare in bagno, cioè, devo andare in bagno. Pizza, carbonara, bagno, vado in bagno. (Susurra)